Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo sulla versione global di Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia e oggi ovviamente è cominciata la campagna di Halloween con ovviamente le free pull presenti all'interno dei due banner protagonisti dell'evento Raid, ovvero Vayne con LDBT e Cloud of Darkness con LDBT. Io ovviamente ho l'obiettivo, in teoria, di trovare Cloud of Darkness, perché è quella che effettivamente mi serve in assoluto per andare avanti. Spero comunque di poter guadagnare abbastanza materiali per poterla fare addirittura verde, e quindi andiamo a pullare ovviamente le sue armi. Detto questo, ovviamente volevo anche approfittarne per ringraziare tutte le persone che mi scrivono sotto nei commenti e che comunque utilizzano sempre i modi più gentili, più educati, comunque anche per ringraziarmi del lavoro che faccio. E ci tenevo appunto a sottolineare che tutti quanti abbiamo la nostra opinione, però vi invito sempre a mantenere il faro dell'educazione, a seguire il faro dell'educazione, perché ci sono commenti delle volte che sono un po' così, un po' particolari, e quindi ci tenevo a dirvi qual era la mia personale opinione. Detto questo, abbiamo il free ticket, che ovviamente non mi interessa spendere da nessuna parte, o meglio dire, spendiamolo comunque anche da COD, magari. Non si sa mai, il piccolo colpo di fortuna, ma buono, ok, già va bene, va benissimo. La 15 mi va già così, vedi, perché non ce l'avevo, quindi va assolutamente benissimo. Detto questo, Vayne mi dà un orbo dorato. Non c'è stato nessun loading particolare, quindi non so se effettivamente possa trovare la sua LD. Guarda, mi andrebbe anche bene in realtà, perché fin quanto l'LD è sempre un personaggio che posso comunque sfruttare, e soprattutto volendo farmare. Ok, no, era Alex, va bene. E comunque volendo farmare Alexander, dato che adesso posso farmare la Divine di Alexander, posso approfittarne per ottenere altre gemme, altre risorse che sicuramente andrei a spendere. Ai, orba azzurra, che non è un granché. Per quanto riguarda invece il banner di COD, vediamo se riusciamo a magari ad avere una orb blu farlocca e quindi urlare qualcosa di serio. No, è un orb blu di quelle originali, d'altronde siamo sul global, non mi aspetterei altro. E a questo punto vediamo se otteniamo almeno la LD. Orb dorata, buona, assolutamente buona. Anche con 5k uscirmene già con LD sarebbe interessante. Anche se il pezzo forte in teoria, no, in teoria il pezzo forte dovrebbe appunto essere la BT in questo caso, perché Cloud of Darkness ha un ottimo effetto BT, cui diciamo che accontentarsi solo dell'LD per Cloud of Darkness mi sembra un po' riduttivo. L'ho anche detto che giustamente anche come friend, come share support, Cloud of Darkness è veramente veramente buona. Anche durante il periodo dei gemellini Cloud of Darkness sotto certi aspetti è meglio in alcuni casi. Che effettivamente io faccio il metodo giappino nel global e forse non funziona. Devo trovare il metodo globino in realtà e vedere se effettivamente posso applicarlo
all'interno della versione global, giustamente, perché nella versione JP c'è il metodo giappino. Qui in realtà dovrei fare un altro metodo, però vabbè, la cosa buona è che almeno mi stiano uscendo diverse dorate, almeno giusto per avere se magari è questo il metodo globino, però orb dorata, quindi già è migliorata la situazione rispetto a poco fa. Allora, per il momento mi basterebbe l'LD, dopodiché mi metto a farmare per ottenere altro. E invece no. Comunque la ex di Edgar non è male, e se non ricordo male lui aveva una buona sfera, per cui non è malvagia avere, cioè non è un'idea malvagia avere più copie della ex di Edgar, perché lui, se non mi ricordo male, aveva una bella sfera. Anche la ex di Strago, vabbè, sì, diciamo sono personaggi che comunque mi mancavano. Oh, bene, a tra poco. Ok, abbiamo fatto spazio nell'inventario, adesso continuiamo la nostra crociata nei confronti di Cloud of Darkness. Vediamo se riusciamo ad ottenere almeno la LD, perché qua la situazione la vedo abbastanza brutta in realtà, dato che con quasi 50.000 gemme non ho beccato manco la LD. Quindi già siamo veramente veramente a un buon punto, oserei dire, del mio shaft completo sulla versione global. Perché se devo mettermi a fare praticamente piti già subito, cominciamo male. Cominciamo veramente male e non va bene. Non va assolutamente bene. È vero che ho tante cose da farmare ancora all'interno del gioco, però diciamo che partire così non è esattamente il migliore dei modi, ecco, mettiamola così. Dove addirittura poi le mono oro che mi stanno letteralmente tempestando. Ho le ultime due multi, quindi arriviamo a 200 G-token già, che ovviamente terrò a parte per continuare ovviamente a pullare sul ban. Non so se voglio arrivare al PT direttamente della BT a questo punto, perché non so, mi sembra un po' pesante effettivamente come roba. Niente, proprio orba azzurra, proprio bruttissima sta roba. Andiamo, magari tiriamo anche qualche ticket giusto per tirare qualcosa, ma qua tecnicamente vado solo di gemme, perché tanto ticket adesso avrò modo di poterne farmare degli altri, quindi non è quello il mio problema. Ok, niente, per il momento abbiamo finito, abbiamo 176 ticket, ok, allora buttiamone un paio così, giusto per buon auspicio, magari mi fermo a 150, giusto per avere la cifra tonda. Peccato che i ticket non mi diano comunque punti G token, perché dovrebbero essere interessanti. Ah, una orba dorata addirittura così. Oh, la ex buona,
che non avevo tra l'altro neanche ottenuto tramite le gemme, mentre invece con i ticket sì. Va bene, 10 ticket, vediamo cosa succede e poi buttiamo gli ultimi 10. Dopodiché comincerò la mia, diciamo, la mia scalata verso il farming. Anche se effettivamente non ho probabilmente le risorse per poter, cioè non ho i personaggi per poter farmare. Se mi uscisse già anche solo l'LD di COD, potrebbe effettivamente darmi una mano con il farming. Vediamo. Niente, la ex di strago. Va bene. Allora, io direi che comincio a farmi l'evento. Comincio a racimolare qualche altra gemma e proverò sicuramente a prendere almeno l'LD. Vediamo cosa succede. Poi, ovviamente, mi metterò a farmare anche Alexander, la Divine di Alexander. Perché avendo comunque i sinergici, ma soprattutto avendo COD, mi permette di fare tanto di lei, dovrei riuscire comunque a farmare abbastanza in fretta. Detto ciò, ragazzi, spero che le vostre pull siano andate decisamente meglio. Fatemi sapere cosa avete trovato, con ovviamente le vostre risorse. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio di tutti i commenti che ho ricevuto in questi giorni e spero, come sempre, di potervi rivedere presto qui su YouTube oppure sul mio canale Twitch che trovate in descrizione. Bye bye!